Buonasera. C'è C'è un problema, stanno mettendo a posto. Siamo live? Sto pensando. Non lo sappiamo. Comunque il sito non è ancora aggiornato con l'ultimo, eh. Ah no, ho già avuto. Il sito non è perché non lo sapevamo ancora se. No, aspetta, l'aggiorno con l'ultimo, che è Sì? quello W8E. Sì? Forse ci siamo, ragazzi. Mi raccomando la sintesi a questo punto. Vabbè. W8E con. Aspetta, lo sto aggiornando il sito. Non so perché io sto aggiornando. Ok, no, il sito era aggiornato, mi Ok. diceva. Ah no, devo prima aggiornare. Ok, no, sto aggiornando. Quindi il sito dovrebbe essere aggiornato Comunque qui con viene, quindi dovremmo l'ultimo. essere live. Però io non riesco ancora a vedere questo accidente di cosa. Mi dà. Ma sul sito internet si è andato? Adesso chiudo la finestra e la riapro. Abbiamo anche un'altra presa. Aspetta, intanto. Ok, poi te lo do, tranquillo. Sì. Allora, ti Qui mi dà in streaming, comunque. dà in streaming Sì. a me Sto pensando. e la chat è disabilitata. La chat va reimpostata, quindi. L'ho impostata. Ok. Penso di averla già impostata adesso. Ah. Può essere un problema di banda? Non penso. Aspetta, prima quando andava su un video a caso. Se vado su YouTube e premo su un video a caso, vedo se me lo apre. Infatti, E c'ho è la lì chat che sta disabilitata. andando Anch'io, live anch'io. E da fa lo stesso. 2:14. No data, perché no data? Boh, è capitato. E ne Warning, avevo stream solo call a 15, bitrate sarebbe is lower chiaramente. than recommended. C'è un problema di banda. Però se Si lui. vede, si vede, si vede, si vede, si vede. Mi si bene me. Ok, ragazzi, allora scusate, c'è stato un intoppo con la rete. Dovremmo essere live, almeno lo spero. Sono Maurizio Immelman e con l'aiuto prezioso di Andrea Carloni e Marcello Mamino siamo riusciti in mezz'ora, ahimè, a ripristinare il collegamento. Io a questo punto salterei qualunque discorso e cedo subito la parola a Marco Ancilotti, che è uno psicologo, e a Gabriele Gardini, che invece è un pilota. Quindi io a questo punto, Marco, ti do la parola e vai avanti tu. Ok, buonasera. Allora, mi presento, io sono Marco Ancilotti, sono uno psicologo e uno psicoterapeuta. Mi occupo prevalentemente di clinica e anche di formazione. Oltre ad essere uno psicologo, sono un pilota, sono brevettato da un paio d'anni, mi sono brevettato con Walter Bardi, che immagino molti di voi conoscano, conosceranno, e che colgo l'occasione per ringraziarlo perché il modo di approcciare al parapendio di Walter mi è stato utile, anzi è stato fondamentale, e in qualche senso probabilmente ha influenzato anche l'intervento di questa sera, per cui ci tenevo a ringraziarlo. Ringrazio assolutamente anche Maurizio, tutto il team, Maurizio, Andrea e Marcello per il supporto tecnico e tecnico-grafico, senza i quali io non avrei saputo cavarmela. Allora, quando mesi fa, Maurizio mi ha chiesto di fare questo seminario, questo incontro. Mi sono domandato quale potesse essere il senso e l'obiettivo. Lì per lì avevo pensato a qualche cosa che aveva a che fare, non so, col senso per l'essere umano del volo. Forse anche da un punto di vista storico, personale, che ha probabilmente una sua valenza, una sua fascinazione, forse anche con il mito. In relazione al volo. Probabilmente interessante, d'altra parte però estremamente poco utile, se non a livello speculativo. Di contraltare ho pensato a aspetti più fisiologici, più organici, più
oggettivi, che sarebbero stati probabilmente molto puntuali, ma rischiavano, secondo me, di essere poco coinvolgenti, forse un po' noiosi. E allora mi sono domandato quale potesse essere l'utilità di un intervento del genere. E ho pensato che forse l'utilità maggiore è quella, poteva essere quella in riferimento alle persone che hanno ancora poca esperienza, i neobrevettati, oppure i piloti in formazione, quelli che come me sono piloti brevettati ma con poca pratica ancora. E credo che questo possa essere utile perché secondo me è la formazione in quest'ambito, il parallelo tra gli aspetti psicologici e gli aspetti del volo può essere utile sia per affrontare in maniera diversa, forse anche più sereno il volo, sia anche proprio una questione di sicurezza, e poi vedremo meglio come mai. Forse per i piloti più esperti quindi dirò cose che sono già conosciute, già vissute, ma forse può essere utile per i piloti più esperti vedere tradotto in teoria quello che loro in pratica hanno già appreso, per cui magari può essere interessante anche per coloro che insomma hanno già un bel bagaglio di esperienza. Detto ciò, ho voluto dare comunque sia in tutte le questa presentazione un taglio motivazionale, cioè cercando di fare riferimento a aspetti motivazionali, perché penso che il processo motivazionale è un processo, come dire, trasversale rispetto all'esperienza, cioè può essere motivato l'allievo tanto quanto l'esperto pilota che vola da 10 anni, perché la motivazione ha a che fare con l'apprendimento, ha a che fare con il miglioramento di se stessi, e credo che questo non abbia praticamente mai fine. Per far questo, e forse anche un po' per fare un intervento più coinvolgente, ho intervallato questa presentazione, la presentazione vedrete tra poco, con dei filmati di uno sportivo che a me piace molto, o meglio, dice delle cose molto interessanti, che è Julio Velasco, non so se qualcuno di voi lo conosce, è l'allenatore, vecchio allenatore della nazionale italiana di pallavolo, è un grande motivatore, un grande uomo di sport. Ho utilizzato dei filmati per in qualche maniera spiegare meglio, lui lo spiega con parole migliori delle mie, alcuni concetti che a me sono cari e credo possano essere utili. Allora, prima di iniziare con la presentazione, io darei brevemente la parola a Gabriele, che immagino molti di voi conosciate, perché abbiamo strutturato questo intervento per cercare di fare da una parte tenere in considerazione l'aspetto teorico che curerò io, dall'altro l'aspetto più pratico di una persona con tanta esperienza nell'ambito del volo come Gabriele, che quindi tradurrà in pratica quello che io proverò a spiegarvi in teoria. Do la parola a Gabriele e provo a staccare il microfono. Buonasera a tutti, sono contento di essere qui. Per chi non mi conosce, sono un pilota di parapendio, volo da qualche annetto, ho fatto, diciamo così, un certo percorso, sono arrivato a un certo grado di esperienza che dopo, insomma, tratteremo nel suo significato, o perlomeno per quello che per me significa essere esperienza. E per il resto purtroppo abbiamo avuto pochissimo tempo, per cui taglio corto su tutto il resto e rimpallo a Marco per cominciare con la sua presentazione, e spero che mi stiate sentendo perché sto ricevendo un sacco di messaggi di persone che non vedono niente, per cui spero di avere una conferma su questa cosa prima che ci mettiamo a parlare per niente. Ciao a tutti. Allora, colgo l'occasione anch'io, io non ho ricevuto messaggio, non li sto controllando, datemi conferma che ci si veda, che siamo online. Se Maurizio ci puoi confermare in qualche maniera, magari riapparendo la schermata. Okay. Allora, la pagina dovrebbe essere a posto, mi dicono ok, tutto a posto, quindi l'unica cosa, per favore, di ricaricare la pagina, perché abbiamo cambiato il collegamento per quello prima non andava. Io quindi vado avanti tranquillamente? Sì, andate avanti tranquilli. Perfetto. Allora, ora provo a
condividere, me l'hanno insegnato, provo a condividere la presentazione. Ok, io credo, metto il telefono, diciamo, visibile in maniera tale se, se non dovesse funzionare Maurizio mi può mandare un messaggio sul telefono, perché io credo di aver caricato la presentazione, voi mi dovreste vedere, io non vedo niente, per cui se non ho controindicazioni vado avanti. Allora, iniziamo questo intervento, questa presentazione, parlando partendo da un argomento, come dire, a me caro, che è quello della consapevolezza delle proprie competenze. Questo argomento rischia di essere, come dire, potrebbe suonare noioso, ma da un altro punto di vista secondo me è molto importante, specie per quelle persone che sono in formazione o che sono dei piloti brevettati da poco. Allora, molto spesso un fenomeno a cui andiamo incontro è quello della sopravvalutazione delle nostre competenze. E questo può essere un rischio in certi ambiti. Vi faccio un esempio. Molto spesso quando io guardo la partita di calcio so esattamente che cosa bisogna fare, so quello che la formazione dell'allenatore dovrebbe mettere, lo schema che dovrebbe utilizzare, e infatti inveisco tutta la partita contro la televisione perché l'allenatore non ha seguito i miei consigli che gli ho dato tramite televisione. Questo è chiaramente una sovrastima delle mie competenze. Io non ho mai fatto un corso allenatore, non conosco i giocatori, non conosco la situazione della squadra, non conosco la situazione fisica, non conosco il clima generale, non conosco la società, non so niente. Ciò nonostante penso di essere un buon allenatore, un ottimo allenatore, anzi quasi più che Ancelotti mi potrei chiamare Ancelotti, io credo di essere bravissimo. Ovviamente questa mia, chiamiamola presunzione, non cambia molto perché nessuno mi dà retta su come allenatore. In altri ambiti invece potrebbe essere rischioso. E ora vediamo come mai, specie nel nostro ambito, nell'ambito del volo. Ho segnato alcune frasi che possono in qualche maniera rendere bene l'atteggiamento che spesso è rischioso. Allora, sono partito dal so di non sapere di Socrate, oppure la frase di Darwin in cui si dice che l'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. O, questa è quasi una battuta, l'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili errori. Allora, molto spesso noi sovrastimiamo le nostre competenze. Cioè pensiamo di sapere quando in realtà forse sappiamo molto meno. Allora vi racconto un aneddoto che si aggancia all'argomento che voglio introdurre. Qualche anno fa uno psicologo americano, leggendo il giornale, rimase stupito da una notizia. Quella notizia portava che una persona, un individuo, era andato, aveva preso la sua macchina, era andato in banca, aveva fatto una rapina a volto scoperto tirando fuori la pistola. Si era fatto dare soldi, aveva preso la sua macchina e era riandato via. E dopo un quarto d'ora era andato in un'altra banca, aveva rifatto la stessa cosa, tirando fuori la pistola e rapinandola. Ovviamente dopo mezz'ora è arrivata la polizia e l'ha arrestato. Allora, la polizia era talmente stupita da questo comportamento che gli ha chiesto come fosse possibile una scelta del genere. Tutto sommato non aveva un piano di azione, non aveva un piano di fuga, non c'aveva nulla. Non era mai stato un rapinatore nel passato, e questo rispose semplicemente che lui si era spruzzato sulla faccia della lacca per capelli e che pensava che questa lacca sarebbe servita per riflettere la luce e quindi non farsi vedere dalle telecamere. Allora, molti ci avrebbero riso. Dunning invece, questo psicologo che vi accennavo prima, Dunning lesse questa cosa e formulò un'ipotesi che poi andò a verificare insieme a un suo collega Kruger. L'ipotesi era che se una persona, passatemi i termini, è così stupida da andare a fare una rapina a volto scoperto, forse è così tanto stupida da non rendersi conto di essere stupida.
ovviamente fecero degli esperimenti, delle analisi, ovviamente su più fattori, su più item, e venne fuori che c'è una grossa fetta di popolazione che sovrastima le proprie competenze. Lo facciamo tutti in ambiti diversi, come dicevo prima. C'è anche una fetta di persone che sottostima le proprie competenze, e questo in un certo senso non è altrettanto rischioso, ma come dire, può essere disfunzionale anche questo. Allora, dopo questi studi fu descritto quello che poi ha preso il loro nome, cioè l'effetto Dunning-Kruger. Ve lo leggo rapidamente. Alcune persone sono così inesperte in un determinato campo che sono incapaci di riconoscere la loro incompetenza. Sono quindi affetti da quella che è chiamata meta-ignoranza, nel senso che la loro ignoranza rende impossibile per loro comprendere che sono degli ignoranti. Questo, in certi ambiti come il nostro, è estremamente rischioso. Perché? Perché il rischio è questo, che io, ad esempio, mi sono appena brevettato, sono sicuro perché ho il brevetto, l'esame è andato bene. Peraltro tutti i voli che ho fatto, ho alzato la vela perfettamente, mi sono girato tranquillamente, ho fatto il mio volo serenamente, sono atterrato anche con una buona approssimazione nel punto in cui volevo atterrare. Sono bravo, sono molto bravo, sono bravo come quegli altri che fanno le stesse cose. Allora cosa succede? Succede che un weekend vado fuori con gli amici a volare, loro partono, e mi rendo conto che loro prendono, iniziano a salire le termine, vanno, prendono quota, vanno a giro, e io dopo 5 minuti buco, vado a terra e non so neanche il perché. Oppure, peggio, in altre situazioni posso fare qualche cosa che mi fa trovare in una situazione di difficoltà. Ecco, in questo grafico, che diciamo è descritto in modo colorito, ecco, nel momento in cui io sto sovrastimando le mie competenze, le mie capacità, come vedete qui, anzi ve lo faccio vedere con il puntatore, in questo picco qui, chiamato picco della stupidità, il rischio di fare qualche cosa di sbagliato è alto, perché il rischio è che io mi trovi in una situazione per cui non ho le competenze per poterla gestire. Allora, che cosa succede? Succede quando a questo picco io prendo un'invalidazione, cioè io buco e gli altri continuano, oppure faccio una manovra e mi prendo paura, oppure mi trovo in una situazione di pericolo, di angoscia o a rischio, va bene? Quello che succede spesso è il crollo dopo questa invalidazione in quella che viene chiamata qui come valle della disperazione. È quella sensazione che poi spesso, in un certo senso, viviamo nel rendersi conto, quasi con un passaggio tutto e nulla, poi lo rivedremo questo aspetto, come rendersi conto che allora non so fare niente. Cioè, com'è che sono tutti bravi, io faccio così schifo? E questo, secondo me, è importante riuscire a analizzare e il punto prima e il punto dopo, in maniera tale da evitare certe situazioni. E forse mettere in moto quel meccanismo, se vedete qui sempre col puntatore in questa salita, chiamata salita dell'illuminazione in questo grafico, è forse invece la parte più interessante di qualsiasi disciplina, anche del parapendio, cioè la parte in cui c'è sempre quella emozione, quella soddisfazione, quell'interesse di imparare qualcosa di nuovo. È quella sensazione per cui so che so più di ieri, ma so meno di domani. Quindi ho la soddisfazione di essere un po' meglio di ieri e ho l'ambizione di essere quello che sarò domani. Questo è un processo per cui, in realtà, che è molto soddisfacente, va bene, che è quello che ci permette di migliorare. Allora, ecco, vado avanti. Badate bene, quando io prima dicevo attenzione a sovrastimare le proprie competenze, non sto facendo l'apologia della modestia, cioè la modestia paradossalmente, della codardia. La codardia paradossalmente è quella che si ritrova in questo punto qua, nel punto basso. Cioè la codardia è quella situazione in cui io vorrei fare alcune cose,
ma ho perso il coraggio, non ho più il coraggio di farle. Per cui mi limito, mi freno, perché non ho più la spinta, la motivazione ad andare avanti. D'altra parte c'è l'arroganza, il picco alto, se vedete qui il picco di stupidità. Io sono convinto di essere il più bravo di tutti e non lo sono. Allora, la modestia o l'umiltà sono un concetto diverso, è un concetto diverso, è un rendersi conto di in che punto sono. La persona sicura non è né codardo né arrogante, molto spesso la persona sicura è rilassato, sì, forse anche moderato. Se voi parlate, ora io non conosco campioni a livello mondiale di parapendio, ma se voi parlate con persone che sono arrivate in alto nella loro professione, nella loro disciplina, molto spesso ci stupisce, perché sono persone molto più alla mano, tranquille, di quello che non ci saremmo potuti aspettare. Perché? Perché forse non c'è bisogno di mostrare qualcosa che è già interiorizzato. Allora, tra la codardia e l'arroganza, io propongo la consapevolezza, cioè quella salita. Possiamo immaginare di spendere il nostro tempo nel cercare di comprendere quali sono le nostre competenze e quali sono le nostre lacune. Questo ci permette di andare avanti, questo ci permette di progredire. Questa consapevolezza fa sì che le nostre competenze crescano in maniera, come dire, progressiva. Ho sentito un bip, mi domando se qualcuno mi sta richiamando. Vai, vai tranquillo, Marco. Ah, ok, posso andare. Grazie, scusatemi. Allora, come si fa a raggiungere la consapevolezza? Lo leggete questo perché io ce l'ho tappato, ma ponendosi degli obiettivi sfidanti ma raggiungibili. Cioè, quello che si diceva prima, piccole cose, ma in qualche maniera che io posso raggiungere in maniera consapevole senza sovrastimare le mie competenze. Allora vi faccio vedere, dovrebbe essere ora, un filmato di Julio Velasco, che ci può aiutare in questo. E l'obiettivo è realizzabile? È difficile ma realizzabile? O come fanno molti, alcuni, non molti, ma alcuni, no, io le dico 10 per arrivare a 8. Non funziona, funziona la prima volta. Però stavolta l'obiettivo è difficile da stabilire, perché l'obiettivo, se è troppo facile, non scatena, non mette in moto risorse straordinarie che tutte le persone hanno per raggiungere obiettivi che sono anche una sfida, non che non sono facile, però se ci riesco, cavolo, sono forte se ci riesco, siamo forti, straordinario, no? Per cui deve essere una sfida. Però se quella sfida è troppo difficile, non ci credono. E ci provano, falliscono, allora sempre c'è la critica. Allora, stabilire un obiettivo giusto dove metti in moto le migliori risorse per arrivare, però a sua volta sia una cosa credibile, che possiamo, e lì c'è il mio lavoro di convincimento che parleremo dopo, allora quell'obiettivo è un obiettivo buono, che può essere obiettivi parziali, molto realizzabili, che mi aiutino a credere nell'obiettivo finale. Mi spiego? Perché se faccio obiettivo finale, che è una grande sfida, difficile, realizzabile, ma difficile, come faccio a farli credere? Solo convincendoli? Devo fare obiettivi intermedi, parziali, che se loro ci riescono, dei piccoli miglioramenti, hanno un feedback positivo che li fa credere, ah, ma ci riesco, la cosa funziona, credo nell'allenatore perché vedo che funziona. Invece a volte dice no, ma io siccome li voglio migliorare, voglio arrivare là, li metto esercizi difficilissimi e c'è la frustrazione costante, dice ma dopo non ci credono, se deprimono, ma io ho fatto tutto perché non ci credano, perché se deprimano, perché non gli do mai
un'alternativa da riuscirci. Prima ci riesco, e allora un pochettino più difficile, ci riesco, un pochettino più difficile, ci riesco. Allora, se cominci a creare questo clima, ci riusciamo e arriveremo all'obiettivo grande, perché se crea questo meccanismo virtuoso di che possiamo migliorare, che possiamo cambiare. Ok, mi ero dimenticato di dire prima che Velasco, essendo un allenatore e facendo formazione agli allenatori, parla sempre da questo punto di vista, ma è assolutamente, come dire, traducibile anche all'esperienza individuale, perché è come se dentro di noi ci fosse sempre una parte che è allenatore di noi stessi, ok? Oltre a questo, per gli istruttori, a qualora fossero presenti questa sera, queste indicazioni di Velasco, secondo me, possono essere degli spunti di riflessione anche su come relazionarsi, scusate, come relazionarsi agli allievi. Allora, in questo ho riassunto con questa frase, perché il concetto di esperienza è un concetto scivoloso. E allora, l'esperienza, secondo me, non è il numero di anni passati a fare una determinata attività, ma il numero di anni passati a fare cose diverse in una determinata attività. Vi faccio un esempio. Se io vado a San Giuliano e faccio la mia bella planata, va benissimo, non c'è niente di male. Se la faccio per una, due, tre, quattro, cinque volte, va benissimo. Se la faccio per tutta una vita, va benissimo. Si può dire che ho esperienza? Forse no. Cioè, o meglio, non ho esperienza di volo, ho esperienza di planate a San Giuliano. Ma se io vado in un altro posto, oppure se faccio qualcosa di diverso dalla semplice planata, lì non ho tanta esperienza. Non c'è niente di male a voler fare questa cosa, ma stiamo attenti a non estenderla su competenze che ancora non abbiamo. Una volta uno psicologo, secondo me geniale, uno psicologo americano, a uno psicologo americano, George Kelly, chiesero che cosa ne pensasse di un professore della sua stessa, che insegnava nella sua stessa università, che era molto stimato perché aveva tanta esperienza. E lui rispose così: quel professore non ha 30 anni di esperienza, ma un anno ripetuto 30 volte. Ecco, secondo me questo ci può far riflettere. Ok, bene, io direi che a questo punto, finito questo argomento, cioè del Dunning-Kruger e del concetto di esperienza, di capacità, darei la parola a Gabriele, che può tradurre in pratica un po', e se ci racconta un po' qual è la sua progressione, qual è la sua crescita di pilota per diventare un pilota esperto, e anche quali sono state le condizioni o le situazioni in cui invece non si è ha sovrastimato o le proprie competenze, o ha visto qualcuno che sovrastimasse le proprie competenze. Allora rimando la parola a Maurizio e interrompo la condivisione. Vai, Gabriele, volevo chiederti una cosa in particolare. Se tu, guardando indietro nel passato, ci sono stati dei momenti in cui hai comunque sopravvalutato le tue capacità, e poi se ci racconti anche molto brevemente come sei diventato un pilota esperto. Ci provo. Buonasera a tutti. Intanto grazie per l'esperto, ma esperto, come diceva anche Marco, è una parola ambigua. Mi sono chiesto molte volte cosa sia l'esperienza, cercando di non dare per scontato il suo significato. E sono arrivato alla mia definizione. Esperienza significa esporsi con l'adeguata preparazione tecnica e mentale all'eventualità. Ciò crea una sorta di cortocircuito. Posso infatti essere esperto fino a che non subentro una nuova variabile. Da quel momento in poi divento uno sperimentatore. Perciò non ritengo che l'esperienza ci protegga dai pericoli. Ciò che ci protegge dai pericoli è l'attitudine o meno all'esercizio dell'esperibile. Ogni volta che decolliamo, volenti o nolenti, ci esercitiamo ad affrontare o meno un limite. Questo comporta una tensione costante dell'esperienza. Tensione che invalida il senso stesso della parola. Credo sia importante mettere in evidenza questa opposizione, poiché da essa dipende la nostra attitudine al volo e la percezione della sicurezza.
siamo esperti solo ed esclusivamente della nostra zona di comfort e abbiamo un'attitudine o meno spiccata a sperimentare cosa vi sia oltre quella. Ovvio, esistono piloti più esperti di noi in ognuna delle potenziali discipline e sono certo che anche chi consideriamo oggi insuperabile un giorno verrà superato. È proprio questo il bello dell'esperienza a cui faccio riferimento, riconoscere che è solo un contributo che dai a te stesso e agli altri per superarsi. Allora, come vedete io di fatto sto leggendo, mi ero preparato una sorta di vocabolario delle risposte e di fatto continuerò in questa disquisizione leggendo queste cose e poi eventualmente Maurizio, quando se senti che mi dilungo, puoi tranquillamente interrompermi, perché insomma. Volevo dire una cosa, se qualcuno ha dei commenti o delle domande da fare lo può fare tranquillamente nel riquadro della chat che sta accanto al video, quindi poi se finiamo entro i termini cercheremo anche di dare risposta a tutte le domande che arrivano man mano. Un'altra domanda per te Gabriele e poi ridiamo la parola a Marco. Volevo sapere se hai avuto dei fallimenti derivanti dalla mancanza di esperienza o che comunque diciamo, sono stati imputabili a una poca conoscenza del volo. Ovviamente molti, ma sono ovviamente consapevole che l'idea del fallimento è un'idea di per sé sbagliata. Essendo a mio avviso la vita una ricerca, tutto rientra nell'idea di allenamento. Non si può fallire quando ci si allena. Anche nelle gare più importanti, arrivare prima o dopo mi procura lo stesso piacere se sono stato me stesso. Ogni tanto funziona, molte volte no, ma una posizione in più o in meno in classifica non svilisce il mio intento. Arrivare ultimo o ventesimo non fa per me differenza. Se durante lo svolgimento del gioco agonistico comprendo che non è giornata, abbandono l'agonismo e a volte anche la gara. Ciò che mi tormenta davvero è non attuare la mia scelta, anche se questa comporta un pessimo risultato in classifica. Di fondo, come molti, gioco a rimpiattino col mio potenziale. In realtà ultimamente mi sono imposto di fare una sola scelta per task, dopodiché cercare di adeguarmi ai ritmi e ai tempi del gruppo. Ciò ha portato diversi benefici, primo fra tutti la condivisione di un medesimo intento. Ho finalmente compreso che condividere obiettivi comuni aiuta a scardinare i propri limiti. E Questa cosa la ritengo molto importante perché secondo me si lega molto all'idea che abbiamo di esperienza. Noi tendenzialmente pensiamo sempre che l'esperienza sia qualcosa di assolutamente individuale, mentre secondo me ha un aspetto un po' più nascosto che è proprio un aspetto di condivisione. Secondo me il mondo gare, per esempio, aiuta molto in questo. Poi magari più avanti insomma ne parleremo, adesso andiamo avanti. Marco, ti ricedo la parola allora. Ok, grazie. Allora rifaccio la condivisione della... Ok, perfetto. Allora, andando avanti con l'argomento nuovo... Ok, sì. Ok, perfetto. Volevo parlarvi dell'attenzione. Allora... Sull'attenzione spesso ci sono dei fraintendimenti, la credenza popolare spesso è abbastanza differente dal vero concetto di attenzione. Ve la leggo rapidamente. Attenzione è un processo cognitivo mediante il quale selezioniamo gli stimoli per noi più rilevanti, sia dal punto di vista biologico che psicologico, e li rielaboriamo per trattenerli nella memoria a breve o a lungo termine. In realtà è anche un po' più complessa, ma in questa sede non importa trattarla più nel dettaglio. Prima di però parlare dell'attenzione, vi voglio far vedere un filmato. E in questo filmato vi chiedo una cortesia, cioè vi do un compito. Dovete contare esattamente quanti passaggi fa la squadra con la maglia bianca. Contateli e poi ne riparliamo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? No!
Ok, li avete contati? Allora ci sarà qualcuno e dirà 12, qualcuno 13, qualcuno 14. Qualcuno dirà cifre assolutamente a caso. La risposta esatta è 13. Però, ecco, eccoci qua. Ora ve lo faccio rivedere questo stesso filmato. Ve lo faccio rivedere però con un'altra consegna, con un altro compito. Ora guardate il filmato, senza attenzione. Guardate quello che succede e basta. Non conta, c'è da contare proprio nulla. Guardate il filmato. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? No! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? No! Ok, qualcuno forse l'aveva notato fin dalla la prima volta ha visto il video, forse qualcuno non l'ha notato nemmeno la seconda volta, però forse la maggior parte di voi avranno notato la persona vestita da orso che fa il moonwalking solo quando io ho dato la consegna di guardare senza attenzione e magari avrà strappato anche un mezzo sorriso a qualcuno, perché in effetti è sorprendente. Cioè, quando io vi ho detto di fare meno attenzione, voi avete notato qualche cosa in più. E questo è spesso è controintuitivo del concetto di attenzione. Noi spesso intendiamo l'attenzione come quel processo che ci permette di percepire meglio il campo percettivo. E non è proprio così, è un po' differente. In realtà l'attenzione è come se fosse un filtro, un setaccio, va bene? È un modo per filtrare e contenere e diminuire la quantità di informazione che il mio cervello deve lavorare. Cioè, se in questo momento io fossi attento alla presentazione, alla telecamera, ai libri che sono lì nella scrivania, alla zanzara che mi sta passando intorno, al telefonino, a tutto quanto, va bene, il mio cervello esploderebbe, cioè andrebbe in crash, parlando in termini informatici, non ce la farebbe a gestire tutta questa quantità di informazioni. Allora qual è l'escamotage? È fare un filtro, cioè mettere una sorta di pellicola che mi permette di individuare solo alcuni aspetti del campo percettivo da tenere in considerazione, da prendere e apprendere. Quindi paradossalmente è l'opposto l'attenzione. Allora, ci sono vari tipi di attenzione, ora ne ho nucleati, ne ho riportati solo tre. L'attenzione selettiva, che è quella proprio che vi ho dato il primo compito, va bene? Cioè la capacità di concentrarsi sull'oggetto di interesse e di elaborare in modo privilegiato le informazioni rilevanti per il raggiungimento del nostro scopo. È quella focalizzata, precisa, quella che ci permette, che è molto orientata all'obiettivo. L'attenzione divisa è quella che ha a che fare con il concetto di multitasking, va bene? La capacità che permette di prestare attenzione a più stimoli e attività contemporaneamente. Ora, non esiste un'attenzione solo selettiva o un'attenzione solo divisa, va bene? È uno sfumare l'una nell'altra. Infine, l'attenzione diffusa, che è rivolta a più elementi differenti presenti nell'ambiente, è quella che ho cercato di stimolare quando vi ho detto guardate il filmato senza porre attenzione a niente. Uno può dire, ma che cosa ci incastra questo con noi, con il volo? Invece ci incastra molto. Perché? Perché nella misura in cui io sono alle prime armi e non ho esperienza e non sono a mio agio con tutte le informazioni a cui devo tenere sott'occhio e non so neanche dire quale informazione è più rilevante dell'altra, questo può rischiare di farmi concentrare esclusivamente su pochi oggetti. Io vi faccio un esempio personale. Quando ho iniziato a volare le primissime volte a scuola,
io alzavo la vela, mi giravo e staccavo e l'attenzione era sulle mie mani e sull'atterraggio, niente. Io mi sono reso conto che a San Giuliano c'è il mare dopo 4-5 voli. Prima io non vedevo niente e non sto parlando di una farfallina, del mare. Figuriamoci allora quanto sarei stato in grado di vedere, non so, che c'era un uccello che stava salendo fermo, quindi che lì c'era una corrente ascensionale, o peggio ancora che magari mi stava passando un altro parapendio vicino e io magari non me ne rendevo conto. Allora, questo ci fa pensare che l'attenzione è qualcosa su cui dobbiamo fare attenzione. Oh, scusate, ho sbagliato. È qualcosa su cui dobbiamo fare attenzione. Ora io mi sono reso conto di andare lungo, per cui tendo ora a tirare un po' via. Ciò nonostante vorrei che Gabriele ci parlasse un po' della sua attenzione, di come eventualmente l'attenzione gli è cambiata nella sua esperienza. Prima di questo vi do l'ultimo accenno sul concetto, cioè per farvi spiegare bene questo differente modo di approcciarsi all'attenzione, cioè che un pilota esperto è probabilmente più attento, o meglio, ha un'attenzione più diffusa e più precisa rispetto a un pilota alle prime armi, vi faccio il parallelo con il guidare la macchina. Cioè, come mai un ragazzo di 20 anni di assicurazione paga il doppio di me? Eppure, voglio dire, un ragazzo di 20 anni è molto più prestante, è molto più ha i riflessi molto più reattivi, è molto più sollecito. Eppure io pago meno di lui di assicurazione. Perché? Perché lui ha ancora da apprendere tutta una serie di abitudini che gli permettono di gestire meglio i suoi livelli di attenzione. Cioè, mi spiego. Il campo percettivo di un neopatentato è un campo percettivo estremamente ristretto. Lui vede semplicemente davanti a sé. Se passa qualcosa qui accanto, non lo nota, perché è concentrato, focalizzato su quel riquadro, quello della strada davanti. Se gli attraversa uno da destra, lui non lo vede, ok? Ma vi dirò di più, un neopatentato è ancora probabilmente indirizzato a pensare a quello che deve fare, non ha spostato ancora alcuni automatismi nella memoria procedurale. Cioè, noi quando cambiamo marcia non è che ci mettiamo a pensare: aspetta, ora devo premere la frizione, infilare la marcia, lasciare lentamente la frizione e contemporaneamente schiacciare l'acceleratore. No. Se io vi domandassi l'ultima volta che siete andati a fare la spesa in che momento avete messo la freccia, non lo sapreste dire, ma eppure l'avete fatto. Ecco, un neopatentato a queste cose deve prestare attenzione, ma se la presta lì non ne presta altrove. Allora è assolutamente fondamentale che il neo brevettato nel parapendio sappia di questa, chiamiamolo, deficit di attenzione, questo minore, un utilizzo non ancora ottimale dell'attenzione. Cosa si può fare? È allenarsi e volare tanto. Però ora vorrei che Gabriele ci raccontasse un po' dell'argomento. Eccomi qua. Ecco. Dunque, come hai detto, ovviamente l'esercizio ci aiuta a interiorizzare i processi e a svolgerli poi in maniera autonoma. E questo è molto importante perché tendenzialmente poi l'attenzione effettivamente ha modo di rivolgersi altrove. Anche qui il mondo gare devo dire che mi è venuto in aiuto, perché volare in gruppo crea proprio quelle condizioni. Ma al di là delle gare, penso che sia capitato a tutti di volare con una poiana. E forse tutti avranno notato che osservando qualcosa al di fuori di sé, tutto ci riesce meglio. Per un momento ci estraniamo completamente e tutto quello che sono le sovrastrutture mentali svaniscono, senza per questo intaccare la nostra attenzione.
Devo dire che inizialmente credo di aver avuto un beneficio a volare senza variometro per tanto tempo. Ho volato circa i primi 2 anni senza variometro, lo usavo veramente pochissimo. Ancora oggi tante volte volo senza variometro. E, oltre a essere un ottimo esercizio ovviamente per cercare di capire la massa d'aria, per esempio ho scoperto che la sensazione in forte turbolenza non esiste un disagio se non usi il variometro. Questo perché proprio sei costretto a guardare al di fuori di te, a cercare punti di riferimento, vedere se stai salendo rispetto al costone, rispetto alle altre vele, e questo praticamente ti porta fuori. Poi ho scritto qui, adesso vado a cercare tra le cose che avevo scritto, una cosa che avevo di fatto sentito forte dentro di me. Vado a cercarla, perdonatemi solo che mi sono appuntato tutte le cose. Dove vado a parlare proprio di quello che è la, di fatto la, l'idea della propriocezione. Aspetta che vado a cercare la propriocezione. Ok, allora avevo scritto questo. Credo che il controllo dei processi faccia capo alla propriocezione. Per propriocezione intendo la percezione di sé nello spazio in un dato momento, e non è solo correlata alla memoria procedurale di cui parlava Marco prima. Certo, senza l'automatismo di fatto accade che si possano creare tutta una serie di problemi, ma e il tempo non si riduce solo nell'azione, è il luogo dove la coscienza e dunque la consapevolezza e la propriocezione si esprimono in sintonia. Per fare un esempio, se provate a chiudere gli occhi e a vedervi adesso davanti allo schermo, riuscirete a immaginarvi piuttosto bene. Lo stesso vale se chiudete gli occhi e provate ad immaginarvi di fatto nel momento del volo. È molto diverso e se provate a fare questo in un momento del volo, per esempio durante una chiusura, supponiamo una frontale accelerata, se ne avete mai presa una, e potete avere un qualche accenno, ma se questo non vi è mai successo, voi non riuscite a immaginare questa sequenza. E questo che cosa crea? Di fatto nel momento, un domani, quando subirete una chiusura, non avrete interiorizzato la tempistica. E tutte queste cose di fatto su interiorizzare le tempistiche, cioè cercarsi di fatto di catapultare semplicemente con l'immaginazione, come fanno per esempio quelli che si tuffano. Noi quando, se guardate le gare di tuffi delle Olimpiadi, vedrete che queste persone prima di salire sul trampolino svolgono tutta l'azione. E di fatto sarà capitato anche a voi di essere seduti magari sul trespolo con l'imbrago e provare a parare una chiusura. Tutte queste operazioni mentali che noi facciamo senza svolgerle direttamente nell'azione, ma facendole prima, ci permettono di, in una sorta, credo in una certa maniera, di cadenzare il tempo quando questo avverrà. Ovvio che per fare questo ci vuole l'esercizio, perché attraverso l'esercizio noi fissiamo quei tempi. Quando vi fanno fare le inversioni di rollio, per esempio, l'inversione di rollio e wing over sono fondamentali proprio per capire tutto quello che è la tempistica, perché questi momenti di tempo che noi di fatto assumiamo all'interno della nostra memoria, poi ci aiutano a creare quell'attenzione allargata e diffusa che di fatto ritroviamo come un grande aiuto nel momento del volo. E, non so se sono riuscito a essere chiaro, perché tutto quello che avevo scritto era chiaro, ma poi parlando così faccio una fatica terribile. Io penso che quando parli a braccio sei molto più chiaro delle cose scritte. No, in realtà no, è che il discorso era molto più lungo, ma abbiamo dovuto tagliarlo e adesso faccio molta fatica a ritrovarmi in quello che abbiamo scritto. Te la stai cavando alla grande. Marco, prego. Oh, grazie Gabriele, e non solo, hai tirato fuori degli argomenti importantissimi che fanno da ponte con alcuni argomenti di cui parleremo anche dopo, per cui assolutamente in linea. Benissimo.
Allora, ora ricondivido la presentazione. Ok, e continuiamo. Bene. E continuiamo con quello che, come dire, non può non essere un argomento di interesse. Allora, ho scritto quei tre frasi che ho trovato in realtà per divertimento. Aveva paura del vuoto, ma si buttava comunque, perché aveva molta più paura di non volare. Il coraggio ce l'ho e la paura mi frega. Oppure, beato a chi riesce a dormire con due gocce di Chanel numero 5, a me mi ci vogliono 15 gocce di Valium. Tutte battute, va bene, che hanno a che fare con quello con cui un pilota in qualche misura si misura sempre. Cioè con l'ansia, la paura e lo stress. Allora, molto spesso queste vengono definite emozioni negative e un po' forse per deformazione professionale, ma un po' anche per significato intrinseco, è qualche cosa che proprio non mi va giù. Le emozioni non sono né positive né negative. Le emozioni sono utili, anzi hanno un valore adattivo. Sono state, tra virgolette, selezionate perché questo ci ha permesso di cambiare, evolvere e diventare la specie che oggi siamo, per cui dobbiamo trattarle con attenzione. In questa sede penso che utilizzerò ansia, paure e stress in un unicum, le tratterò come se fossero una cosa sola, anche se ovviamente sono diverse l'una dall'altra. L'ansia è caratterizzata da sensazioni di tensione, di minaccia, preoccupazione e cambiamenti a livello fisiologico. La paura è un'emozione primaria di difesa. Teniamo a mente questo, difesa, perché poi lo riprendiamo. Provocata da una situazione di pericolo che può essere reale, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o prodotta dalla fantasia. Lo stress è una risposta psicofisica a compiti anche diversi da loro, di natura emotiva, cognitiva o sociale, che la persona percepisce come eccessivi o eccessivamente prolungati nel tempo. Ci tengo a sottolineare quest'ultimo aspetto dello stress, prolungati nel tempo, perché spesso lo stress, anzi sempre lo stress, è una risposta fisiologica, adattiva, ok? È un po' come se io mi metto a correre, perché c'è un motivo per cui devo correre, i primi 100 metri vado bene. Se però continuo, cioè lo prolungo nel tempo, il mio organismo non riesce più a reggere quel livello, livello di stress. Lo stress è il modo di fronteggiare una situazione difficile o minacciosa o pericolosa, ok? Ma tutto sommato, ansia e paura, va bene, sono molto simili. Allora, quello che spesso si fa comunemente è pensare che la paura e l'ansia vadano nascoste. E invece no, non funziona mai. Con nessuna emozione possiamo nasconderla, va bene? Ora, generalmente le emozioni, quelle chiamate positive, non si ha motivo di nasconderle, quelle negative sì, e invece non ha molto senso, proprio da un punto di vista psicologico. È un po' come cercare di mettere la polvere sotto il tappeto. Sì, la posso mettere, per un certo periodo può funzionare nascondere la paura e l'ansia, ma poi questa polvere sotto il tappeto fa un cumulo e ci inciampo. Mettetevi in pace su questo, non si possono nascondere, non a lungo. Allora che cosa ci possiamo fare? Dobbiamo imparare a riconoscerle e forse anche a maneggiarle, cioè entrarci in contatto. E badate bene, non sto dicendo che dobbiamo stare a parlare di emozioni e stare a piangere i fazzoletti. No, parlare delle emozioni non significa essere sdolcinati, tutt'altro. Significa entrare in contatto con quelle parti di noi che magari hanno paura, sono terrorizzate, anche perché la paura e lo stress, l'ansia e lo stress, sono tutt'altro che nemici da debellare, sono anzi, in una certa misura, dei validissimi aiuti. Infatti, e è un altro motivo per cui le tratto tutte assieme, ansia e stress hanno un andamento assolutamente identico e sovrapponibile. Ora, probabilmente questi grafici li avete già incontrati tante volte. Che cosa ci raccontano questi grafici? Ci raccontano che la prestazione, l'efficienza, aumenta all'aumentare e dello stress e dell'ansia. Paradosso,
siamo sempre abituati a pensare che bisogna mandare via l'ansia, e invece no, la prestazione aumenta perché l'organismo in senso ampio, cioè mente e corpo, va bene, che si preparano attivamente a fronteggiare la situazione e siamo più pronti. Chi fa gare, chi è un atleta agonista, sa benissimo che se in una competizione, prima della competizione, io sono completamente rilassato, questo non è un buon segno, non è assolutamente un buon segno, perché la mia prestazione sarà inferiore. Per cui, è per questo che si parla di eustress, se vedete qui nello schema, nel grafico, c'è un livello ottimale di stress, questo è uno stress positivo. È uno stress che ci migliora. Quando è che non funziona? Quando è troppo poco o quando è troppo? Ok? E allora forse dobbiamo iniziare a concepire queste emozioni e queste reazioni fisiologiche in una modalità nuova. Cioè come se potessimo provare ad accoglierle, analizzarle, alzarle di livello, cioè portarle a un livello di consapevolezza più alto e quindi farci qualcosa, gestirle. Non solo, questo sport, ho trovato questa frase di questo psicologo, Richard Stephens, un docente inglese, che secondo me, che è riferita al paracadute, ma è assolutamente trasferibile al parapendio, che rende molto bene il senso di quello che sto dicendo, cioè lanciarsi con il paracadute permette di sperimentare lo stress e poi il sollievo dallo stress. Per queste persone lanciarsi con il paracadute offre l'opportunità di autoregolarsi dal punto di vista emotivo, cioè questo sport ci permette di entrare e di uscire da quello che è una situazione di minaccia, di pericolo, di paura, ok? E questo allenamento all'entrata e all'uscita dalla paura è qualcosa che ci arricchisce enormemente, non solo nella disciplina del parapendio, in generale come persone. Allora, cerco di accelerare perché questo è un argomento lungo e mi sa che sto andando un po' lento. Allora, ho provato a riassumere quanto detto finora con un grafico. È come se noi avessimo tre zone di esperienza, di conoscenza. Quella che è in verde, la zona appunto, la zona verde, è la zona conosciuta, la zona esperita. La zona in cui il mio livello di ansia, di stress, è basso. Non ho particolari paure, sono tranquillo in questa zona. È la mia planata a San Giuliano. Tutto sommato, sì, c'è sempre qualche cosa che può andare storto, ma anticipo abbastanza bene gli eventi. Non sono preoccupato. È molto rilassante, ma non mi permette di fare esperienza. Non sto facendo qualche cosa di nuovo. D'accordo? È qualche cosa che posso fare per tanto tempo. È soddisfacente, d'accordo? Ma non entro in contatto con i miei limiti. La zona gialla, la zona di confine, è forse il vero e proprio obiettivo di uno sportivo. Cioè quella zona in cui, ecco, sì, questa l'ho scritta, nella zona gialla si vivono l'ansia e lo stress, la paura in modo funzionale, cioè ci permettono di ampliare la nostra esperienza e di cambiare il nostro modo di vedere e fare le cose. Cioè in questa zona noi ci arricchiamo, è l'analogo di quello che si diceva prima, vi ricordate, sul grafico dell'effetto Dunning-Kruger. Bene, è quella zona di salita, la zona gialla è la zona in cui facciamo esperienza e ci arricchiamo. E certo che stiamo in ansia, lo facciamo apposta anche. E infine c'è la zona sconosciuta, è una zona pericolosa, è la zona dove le nostre competenze non ci permettono di andare, è la zona in cui rischiamo qualche cosa. È la zona in cui possiamo trovarci in difficoltà, potremmo trovarci in un vero pericolo. È la zona in cui spesso si trovano quelli che, riferendosi di nuovo al Dunning-Kruger, stanno al picco della stupidità, vanno a fare cose che ancora non hanno i mezzi per poter fare. E allora mi direte, ma scusa, ma allora dobbiamo essere sempre confinati in questa zona? In realtà no, perché è proprio questo il bello, il fatto che lavorare e stare nella zona gialla ci permette di ampliare la zona verde, perché quella zona verde che prima era piccola è diventata più grande, perché ora conosco anche questo cerchio, e spostare un po' più là la zona gialla.
All'inizio il filmato sull'obiettivo di Velasco, Velasco parlava di arrivare all'apice, di arrivare all'obiettivo finale. Nel parapendio, così come in tanti altri sport, forse anche non solo negli sport, in realtà un obiettivo finale non esiste, perché c'è sempre un livello un po' più in là. Possiamo spostare sempre la nostra esperienza un po' più in là. Ok, voglio far vedere un altro filmato di Velasco, perché questo in qualche maniera introduce un altro concetto che secondo me è molto importante. Io sempre ho lavorato convincendo la gente, no? Perché un allenatore cosa fa? Convince i giocatori a fare le cose. Per questo che io odio il computer, perché non lo posso convincere. Quando mi sbaglio, il computer track non si muove. Allora, quando ho cominciato a usare il computer, chiamavo mia figlia più piccola, Veronica, com'è questo? Mi si è bloccato tutto. E mia figlia cosa faceva? Mia figlia diceva, papà, è facile. Io già mi sentivo un idiota completo, perché non riuscivo. In più mi diceva che era facile. E poi cosa faceva? Diceva, spostati. Spostati. Se metteva lei, in 3 secondi aveva risolto il problema. Dopo 10 minuti che lei tornava a fare i suoi compiti, mi si bloccava di nuovo, perché io sono un analfabeta informatico. Mi si bloccava di nuovo e io non volevo chiamarla più a lei, chiamava l'altra figlia. Almeno che non fosse la stessa. Allora questo mi ha fatto pensare, questo non lo devo fare con i miei giocatori. Non devo dirle che è facile una cosa che per me è facile. Perché non esistono le cose facili e difficili, esistono le cose che io so fare e le cose che io non so fare. Non devo dirle spostate e farlo io, perché non impara niente, si sente solo un idiota. Se volevo che si sentisse solo un idiota, allora ho fatto bene. Ma se voglio che impare, non devo dirle spostate, se lo devo far fare a lui, finché lo fa. Ok, intanto secondo me questo è molto utile anche agli istruttori, perché dà proprio un'impostazione didattica, secondo me, estremamente utile e funzionale. Però, come dicevo prima, vale anche per l'istruttore che è dentro di noi. Allora, forse possiamo uscire dall'idea del è facile o difficile. Non ci sono cose facili o difficili, ci sono cose che so fare e che non so fare. Magari vedo che altri le sanno fare e per questo penso che siano facili. Ma non è detto che sia così. Quello che per me sembrava impossibile un tempo, volare, ora è fattibile. L'idea di poter stare in volo più di 4 secondi, più di 4 minuti, ecco, il giusto tempo della planata, che mi sembrava irraggiungibile, ora è assolutamente raggiungibile. E così potremmo portare avanti 1000 esempi. Per cui alleniamoci a pensare che non ci sono cose facili o difficili. Ci sono cose che non so fare, ma che potrò fare. Ok, ritorniamo al concetto principale delle emozioni. Ma che cosa possiamo farne della paura? Ecco, di fronte a una paura, qualsiasi essere che sperimenta la paura mette in atto una reazione, la difesa. La difesa che può essere divisa fondamentalmente in 2 macro categorie, l'attacco e la fuga. Allora, magari qualcuno mi potrebbe chiedere, ma è meglio l'attacco o è meglio la fuga? Non ha senso una domanda del genere, nel senso che non c'è una risposta. La risposta è in relazione al contesto, alla situazione. Faccio un esempio banale. Se io sono a dormire di notte e sento una porta che sbatte, e quindi provo paura, tendo a difendermi da quella paura. In che modo? Potrei attaccare, per attacco non si intende solo un attacco fisico, ma un andare incontro a quello che ci mette paura. Allora, potrei attaccare la paura alzandomi, andando a guardare in giro per casa tutte le porte e vedere se c'è qualcuno. Oppure potrei fuggire, infilo la testa sotto il cuscino e spero che vada tutto bene. È meglio l'uno o l'altra? Beh, dipende. Se io tutte le sere appena sento uno scricchiolio mi alzo e vado ad attaccare, non dormo neanche un minuto. Ma se io sento una porta sbattere, sembra la porta di casa, il portone d'ingresso, e metto la testa sotto il cuscino, non è una buona soluzione neanche questa. Ok? Per cui
la difesa è in relazione a che cosa facciamo della paura, è in relazione al contesto. E che cosa facciamo davanti all'ansia? Davanti all'ansia fondamentalmente abbiamo due reazioni prevalenti. Da una parte l'impulsività, ok? L'impulsività, che vi posso dire, è quella sensazione per cui io sono in ansia, sono in decollo, sono in decollo, sono in ansia perché per mille motivi sono in ansia, e allora pur di mandare via quest'ansia mi butto, vado, che quello che succede, succede, va bene? Senza aver controllato la situazione. E magari non ho controllato se sono agganciato, oppure non ho controllato se ci sono nodi nel fascio, oppure non ho controllato se sta passando qualcuno davanti al decollo. Per cui è, come dire, un rischio da tenere in considerazione. D'altra parte potrebbe esserci la circospezione. La circospezione è, come dire, quella azione che per cui cerchiamo di valutare tutti gli elementi possibili per evitare, per contenere l'ansia, per scongiurare l'ansia, che invece non è negativa di per sé. Allora inizio a controllare la vela, poi controllo se sono agganciato bene, poi controllo se ho messo il casco, poi controllo la radio e poi ricomincio a controllare la vela, eccetera, eccetera, in maniera circospetta. E anzi, in questo mi viene in mente un esempio, un aiuto, non so se Federico Morellato, che è un istruttore a San Giuliano, c'è online, se c'è lo saluto, e lui probabilmente non lo sa, ma lo ringrazio, non l'ho mai fatto, ma lo ringrazio perché una volta, non mi ricordo in che contesto, l'ho sentito un po' in lontananza parlare e lui diceva: ci sono degli allievi e dei neobrevettati che passano 2 ore a alzare la vela, controllare, riabbassarla, rialzarla, riabbassarla. E ho detto: si riferisce a me. Non so se si riferiva a me, ma comunque sia, per me aveva senso. Perché io facevo così. Cioè io alzavo la vela, controllavo che il fascio fosse tutto dritto, lo tiravo giù, poi allora iniziavo a controllare che i moschettoni fossero attaccati bene, e poi, ma sarà vero che era messa bene il fascio? Allora lo ricontrollavo, poi magari mi si spostava, e ecco, in maniera, tutto questo per gestire l'ansia anziché prendere una decisione. Allora, in qualche misura, scusate, in qualche misura è più giusta l'impulsività e la circospezione, vale quanto prima, né questa né quella. A un certo punto dobbiamo controllare, gestire l'ansia nel senso di accogliere, sentire che siamo in ansia, riuscire a portarla a un alto livello di consapevolezza e poi, prima o poi, operare un'azione. Cioè non stare lì a cincischiare, ma prendere e farla. Dopo ho controllato. Ok. Prima vi avevo detto che la reazione di fronte a una paura, a una minaccia, è quella di fuga o di attacco. Ce n'è tecnicamente anche un'altra, il fenomeno del freezing. Il freezing è una particolare risposta alla paura che si manifesta attraverso una bradicardia o immobilizzazione, appare come un totale o parziale congelamento della persona in situazioni di emergenza. E peraltro questo aspetto lo ha citato Gabriele prima, per cui magari ha già dato il là, ecco. Il freezing è quel fenomeno per cui, di fronte al percepire una situazione come pericolosissima, un'imminente situazione di pericolo, addirittura di morte, in cui non sappiamo più come reagire, va bene, il corpo e la mente, cioè l'organismo, si immobilizza. Ma voi mi direte: ma scusa, non avevi detto che prima non avevi detto che le emozioni erano adattive? Paradossalmente è adattivo anche il freezing. Cioè mi spiego con un esempio. Provate a pensare se io mi trovo di fronte a un leone. Allora, in quel momento la percezione di morte è imminente. Allora che cosa succede? Che se io scappo, il leone fa 3 salti e mi mangia. Se io aggredisco il leone, mi mangia. Non ho nessuna alternativa. Allora l'unica alternativa che mi rimane è quella di fingermi morto.
perché magari se mi fingo morto, il leone va a cercare di ammazzare quello che sta scappando e io intanto, nel momento in cui lui si distrae, mi scappo. E questo funziona, e quindi ha un valore adattivo, funziona con tantissimi animali, le capre si immobilizzano e cadono, gli opossum, tantissimi animali. Il problema è che non è più adattivo se lo facciamo noi. Cioè, se noi ci immobilizziamo, ci congeliamo, questo, intendo noi quando stiamo volando, questo non può essere mai adattivo. Allora, voi mi domanderete, come si fa? È difficile perché è difficile allenarsi rapidamente, perché si fanno tante esercitazioni, specie in alcuni paesi, per uscire da situazioni di emergenza come il terremoto. Ora, chi è che pensa che durante un terremoto, quando sta crollando tutto, bisogna uscire dall'ufficio e prendere l'ascensore? Nessuno prenderebbe l'ascensore. Cognitivamente lo sappiamo perfettamente. E allora perché facciamo queste esercitazioni? Le facciamo per entrare in contatto con la situazione e immaginare la situazione, creare dei pattern comportamentali anche nel momento in cui siamo in difficoltà. Una difficoltà estrema, in maniera tale da diminuire le probabilità di congelarsi, di rimanere immobili. E nel parapendio? Nel parapendio c'è l'esperienza, c'è il volare, c'è il trovarsi in certe situazioni, c'è l'entrare in contatto con le emozioni, come abbiamo detto finora. E poi io ancora non l'ho fatto e credo che lo farò, vorrò sicuramente farlo e probabilmente quando riuscirò, ma non ho dubbi, a gestire le mie, come dire, le mie paure, andrò a farlo. Un corso SIP in questi termini è assolutamente utile, perché io non l'ho mai fatto, ma credo che sia molto utile il corso SIP, non solo dal punto di vista tecnico, cioè come si riapre una chiusura, come ci si comporta tecnicamente in una situazione di emergenza. Io credo che sia utile tanto perché si esperisce la situazione di pericolo e in quel momento il farlo in un ambiente protetto è quello che ci permette di anticipare che nel momento in cui dovesse succedere in un ambiente non protetto non andremo incontro a un freezing, cioè a un congelamento del nostro modo di pensare, del nostro corpo, o a un rallentamento o a fare qualche cosa, proprio perché siamo rallentati, di inopportuno, come fare delle manovre che peggiorano la situazione. Ok? Per cui, ecco, in questo credo che il corso SIV abbia proprio questo valore, cioè di farci vivere in quella zona rossa, se vi ricordate il grafico di prima, è quella zona rossa in cui si sperimenta il pericolo, ma in modo protetto. Allora, ho riassunto anche un po' per alleggerire in un filmato divertente, comico, in situazioni di paura, pur essendo una sciocchezza di un minuto, però si vedono bene le reazioni di cui abbiamo parlato, si vede la circospezione, si vede l'attacco nell'ultimo filmato, si vede la fuga, si vede il congelamento almeno parziale, cioè gente che fa cose sbagliate o scoordinate, non inerenti. Spero che insomma almeno che sia divertente. Ecco. This maze is so hard. It's so narrow. Oh, yeah.
Bene, spero che insomma abbiate notato le cose e vi sia piaciuto. Marco, se posso fare un paio di domande a Gabriele. Come, scusami? Vorrei fare un paio di domande a Gabriele, se posso. Ah, sì, certo, vai. Io gli vorrei chiedere, come curiosità mia personale, intanto se quando va a fare le gare, penso che di ansia, paura e stress ne debba affrontare un bel po', come lui gestisce questi tre elementi massimizzando la sua prestazione, e poi volevo anche chiedergli che cosa ne pensa del SIB, che molto spesso viene visto come un tabù, proprio perché produce tantissima ansia nei confronti magari del neopilota, e volevo sapere cosa ne pensava. Per tutto quanto riguarda il SIV, beh, penso che sia assolutamente una cosa che tutti i piloti dovrebbero fare, proprio per non solo imparare di fatto la tecnica, anche perché durante il SIV viene dato un accenno, si prova qualche manovra qualche volta, poi ovviamente bisogna esercitarsi a quelle manovre, ma proprio per affrontare quello che diceva Marco, il discorso dell'ansia, cioè riuscire a sfondare quel limite, uscire dalla nostra zona di comfort. E tra l'altro l'esempio dei cerchi concentrici di Marco era carino, avevo scritto una cosa a proposito di quello, che spesso noi stiamo nella zona di comfort, ma a furia di pestare al centro della zona di comfort, poi in realtà quella zona di comfort diventa un pantano. E spesso incontro piloti impantanati, per esempio appunto sul SIV, che dicono il SIV non serve a niente perché si fa in aria calma, quando sei in turbolenza tutto cambia. È certo, però se non sai farle neanche in aria calma, è ovvio che poi in turbolenza avrai il doppio dei problemi, per cui di fatto tante volte io trovo piloti pretestuosi che non hanno voglia di affrontare di fatto il limite, e dunque restano nella loro zona di comfort, che a volte poi diventa un piccolo pantano. Una cosa che mi è rimasta molto impressa quest'anno in una delle gare che ho fatto, l'anno scorso in realtà in Svizzera, Maurer, il mitico Maurer, ha preso una brutta chiusura, molto vicino a terra, e praticamente è riuscito a uscire dalla chiusura in maniera perfetta e a continuare la gara in maniera ineccepibile. Quando è atterrato, però, era visibilmente un po' provato da questa cosa, stanco si vedeva, stranamente, e ha un po' sbottato dicendo, oggi mi è andata bene, siamo un po' matti a volare queste vele qui, eravamo a DeSantis, per cui insomma un posto abbastanza turbolento. Mi ha fatto molto pensare il fatto che nei giorni successivi non sembrava che questa cosa l'avesse minimamente toccato. E così, insomma, tante volte noi non ci accorgiamo di quando poi in realtà la paura lavori su di noi. Io, per esempio, tantissimi anni fa ho avuto un problema a Pinzolo, mi sono trovato in onda in una giornata molto turbolenta, e seppur fossi insomma allenato, tra l'altro all'epoca facevo un po' più di acro, insomma acro di base, ma ero abbastanza allenato, non sono riuscito a scendere perché le condizioni erano veramente iperturbulente e sono dovuto restare praticamente un'ora e mezza, quasi due, in aria, e non volevo starci perché mi stavo ostinando a voler atterrare lì. In realtà, se fossi salito, avessi passato questa zona di turbolenza e mi fossi spinto verso il lago di Garda, probabilmente non ci sarebbe stato il problema. E invece io ho fatto il primo errore, intanto è quello di non avere avuto valutato la meteo, e il secondo errore è stato quello di non confrontarmi con persone che magari potevano farmi capire qual era stato il problema, perché questa paura me la sono tirata praticamente dentro per un anno e mezzo senza rendermene conto. E poi un bel giorno, parlando con un aliantista e raccontandogli per caso quello che mi era successo, mi ha raccontato di questa cosa dell'onda, che poi mi hanno confermato altri piloti. E devo dire che dopo circa 10-15 giorni che avevo fatto questa chiacchierata, una mattina mi sono svegliato e mi sono sentito alleggerito da questa paura, avevo capito che qualcosa in me l'aveva elaborata. Come faccio io quando mi sento che magari c'è stata una giornata un po' particolare, o io per condizioni mie mentali, problemi, qualsiasi altro, mi sento un po' teso? E io prendo la vela, esco e faccio degli stalli, per esempio, perché ho bisogno
di sfondare il limite con aggressività. E lo faccio, ovviamente so fare gli stalli, per cui questo non mi crea un problema, ma comunque quel punto di rottura, uscire un pochino da quella zona di comfort, mi aiuta poi a, in un certo senso, a riequilibrarmi. E tante volte, per esempio, magari io volo pochissimo perché non faccio più di 60 ore all'anno e quasi tutte in gara, magari giorni prima della gara esco con la vela, e anche lì c'è un momento in cui, quando devi respingere lo speed, andare a full speed, tendo a farlo molto, cerco di farlo in turbolenza, cioè cerco di forzarmi un po'. Ovvio che dietro tutto questo ci sono stati tanti anni di allenamento, tanti anni di forzature e diciamo un'indole un po' icariana, non certo dedaliana. Cioè oggi quando faccio l'aiuto istruttore devo fare Dedalo, no? Mentre nella realtà io sono un po' più Icaro, nel senso che ho questo bisogno di forzarmi, di portare leggermente più lontano la mia conoscenza sfondando una porta. È un tipo di atteggiamento, poteva essere diverso, è questo, l'ho accettato, però diciamo che l'ho accettato cercando di curare molto l'aspetto dell'esercizio. Questo mi ha permesso in tutti questi anni, per esempio, di non lanciare mai l'emergenza, di salvarmi 2 o 3 volte da situazioni altamente pericolose vicino a terra, e insomma alla fine tutta l'esperienza, diciamo così, si ritrova in un preciso momento. Cioè noi lavoriamo tutta la vita per arrivare a risolvere quel problema e non dobbiamo dimenticarci che se non abbiamo fatto tutto l'esercizio prima, poi magari quel giorno il problema non lo risolviamo. Per cui insomma questo un po' è la risposta alla domanda. Grazie Gabriele. Marco, abbiamo purtroppo soltanto un quarto d'ora, quindi ti chiederei di essere molto sintetico. Benissimo, allora stringo il più possibile, rimando la presentazione e affronto, diciamo, allora un ultimo argomento. Ok, l'ultimo argomento. Beh. Questa era l'ultima slide in relazione alle paure. Abbiamo scelto uno sport in cui ci stiamo in contatto con le paure e con l'ansia. La maggior parte degli sport ha bisogno solo di una palla, il parapendio di 2. E arriviamo a un altro argomento al quale tengo molto. Cercherò di essere estremamente rapido. Le profezie si autoavverano. Ci tengo particolarmente a questo argomento perché è un argomento che paradossalmente rivoluziona un po' il modo di vedere, cioè è un argomento per il quale ci fa capire che il futuro determina il presente e non il passato, e non solo il passato. Ho segnato questa frase di Adorno, che è: quel che temiamo più di ogni cosa è una proterva tendenza a succedere realmente. Cioè, che cosa significa? È la versione più filosofica e culturale di quella venuta dopo in maniera più triviale della legge di Murphy: se una cosa può andare male, lo farà. Allora, una profezia che si autoavvera, riguarda una convinzione, una credenza su di sé o sugli altri, ritenuta vera o assai probabile, che frequentemente in diverse circostanze si manifesta nella realtà. Il fatto che accada realmente tende a confermare la credenza che l'ha generata sia corretta. Allora, facciamo un esempio più pratico. Un pilota ritiene di essere poco capace e competente, così ogni volta che qualcuno, per esempio l'istruttore, gli rivolge una critica o un suggerimento, sperimenta un'emozione spiacevole, senso di colpa, di rabbia, tristezza. Queste emozioni comporteranno nel pilota un elevato stress, probabilmente si sentirà in ansia, calerà la concentrazione e l'attenzione, per cui verosimilmente tenderà a essere più distratto, commettendo di conseguenza più errori. Nel prendere atto di questi 9 errori, penserà che la causa che li ha generati consista nel fatto di essere una persona poco capace e competente. Allora, ve lo dico rapidissimamente. È stato negli anni 60, hanno fatto un esperimento. Hanno un team di psicologi, allora si potevano fare gli esperimenti, oggi risulterebbero un po' al limite dal punto di vista etico. Una classe elementare, sono arrivati un team di psicologi e hanno fatto un test per valutare le competenze, le capacità dei bambini
nell'ambito della matematica. Fatto il test, hanno preso 4 a caso che non avevano nessuna competenza maggiore degli altri, va bene, e hanno detto a questi 4, alla classe e ai professori, che questi 4 avevano delle qualità in matematica un po' fuori dall'ordinario, erano un po' eccezionali, avevano un talento. Non era assolutamente vero. L'esperimento è continuato per un anno, nel senso che alla fine dell'anno scolastico sono riandati a fare il test, va bene, il test per valutare le competenze matematiche, e hanno visto che questi 4 avevano molte più competenze rispetto agli altri. Questo come è stato interpretato? Interpretato in questa maniera, cioè il fatto che noi abbiamo delle etichette, mettiamo delle etichette su noi stessi o sugli altri, gli altri mettono su di noi, tendiamo a verificarle, cioè noi tendiamo a confermare le nostre teorie implicite. Allora, la cosa importante è che questo vale sia per le teorie, chiamiamole negative, sia per quelle positive. Per quelle positive ce ne freghiamo. Se io penso di essere un buon venditore e faccio il venditore, funziona bene. Per quelle negative? Se io penso di essere un pilota scarso, il rischio è che inconsciamente tenderò a verificare questa idea. Si tradurrà in realtà nel futuro, perché senza rendermene conto sarò io a favorirla. E questo è estremamente pericoloso, perché sono delle etichette, intanto sono totalizzanti, cioè va a finire che diventano il cardine su cui gira tutta l'esperienza. Diventa implicitamente il fatto che io, se sono un pilota scarso, un pilota bravo, diventa il centro della mia attenzione, anche se a livello inconsapevole. Cioè non mi interessa più sapere se mi diverto, se sto migliorando, e oltretutto diventa qualche cosa che ha a che fare col tutto e nulla: o sono scarso o sono perfetto. E questo è molto rischioso, lo vediamo anche dopo velocissimamente in un filmato di Velasco. Ma io non... Il rischio è di rimanere incastrati in questo e poi di fare in modo di validarlo. Allora taglio via, e ecco, in ogni cosa è salutare tanto in tanto mettere un punto interrogativo a ciò che a lungo si era dato per scontato. Cioè mettiamo in discussione queste etichette. Come si esce? Bisogna fare un'analisi di quali sono le etichette limitanti. Cioè un'analisi, portare un po' alla consapevolezza, alla coscienza, quelle sono le mie teorie che mi stanno sabotando, va bene? E questo si può fare personalmente, ma anche con gli altri. Il gruppo in questo è estremamente utile, perché chiedere o cercare di capire come gli altri mi vedono, mettere a verifica come gli altri mi vedono, mi può scollare da questo. Infine, non c'è il tempo per parlarne, tecniche di immaginazione. La visualizzazione è quello di cui accennava Gabriele prima. Tutti gli sportivi a alto livello fanno delle tecniche per cui cercano di immaginare la situazione. In un'intervista Valentino Rossi riportava che lui, prima di ogni gara, stava ore e ore a ripassare ogni curva e lo pensava con la mente, col corpo, cercava di sentire le emozioni, le sensazioni, tutti i sensi attivati. Il far questo è scientificamente, provato, va bene, aumenta le probabilità che quell'evento si verifichi, perché già lo abbiamo creato in una mappa mentale. Allora vi faccio vedere l'ultimo filmato e poi ci salutiamo, cioè do la parola a Gabriele e ci salutiamo, perché di Velasco, in cui parla di perfezione. Perché l'idea di perfezione nello sport è un'idea perdente. Se noi proponiamo la perfezione, noi stiamo proponendo la sconfitta. Ci sono molti allenatori che preparano una squadra, una partita, dicendo: allora ragazzi, noi dobbiamo battere molto forte, molto aggressivo, però non ne sbagliamo la battuta, mi raccomando. Dobbiamo pensare al muro, però anche alla difesa, ma anche all'alzata, ma anche a questo, ma tutto. In sintesi, che le abbiamo detto alla nostra squadra? Le abbiamo detto: se noi siamo perfetti, vinceremo. Se io fossi giocatore direi grazie, se non avevo lei che me lo diceva non lo sapevo. L'idea di perfezione non mi piace l'idea di equilibrio.
E l'equilibrio non è altro, e non una costante in tutto il mio pensiero, dello sport, ma anche di altre cose. L'equilibrio è fatto di due forze contrapposte, se no che equilibrio è? L'equilibrio è la unità contraddittoria. Ok. Quest'ultima cosa la utilizziamo per chiudere, perché come ci dice Velasco, io sono d'accordo, l'equilibrio è tutto quello che è stato forse il filo rosso di questo intervento. Cioè l'equilibrio nelle proprie competenze, nel sapere quali sono le proprie competenze, l'equilibrio nella gestione dell'ansia, né eliminarla né viverla passivamente. Ecco, le etichette che noi abbiamo, né essere perfetti né essere scarsi. Ecco, io credo che lavorare in questa direzione può essere utile. Ora vorrei che... Marco! Passare, sì? Scusami, allora non ci sono domande. Allora volevo proporti, magari se riesci a essere molto sintetico sull'ultimo argomento, provare a fare un tentativo di completare la tua presentazione. Per chi volesse comunque interrompere, tutta la registrazione sarà disponibile su YouTube nei prossimi giorni. Quindi... Ok, allora vado avanti velocissimamente con quest'ultimo argomento. Il modello di Reason è un modello che è stato applicato in ambito sanitario per cercare di capire come mai certi fenomeni vanno incontro a insuccesso o a fallimento. Allora, lo leggo velocemente: nelle azioni che comportano una certa quota di rischio, l'essere umano cerca di evitare l'insuccesso attuando delle misure protettive. Possiamo assimilare le difese come delle fette di Emmental, dove il formaggio sta a individuare la consistenza della protezione e il buco invece l'anomalia. Allora, che significa? È un metodo per cui si mette in risalto la plurifattorialità dell'inconveniente. Cioè, pensiamo che ogni fetta di formaggio sia un modo di Emmental, sia un modo per proteggerci. E possono essere tante le fette di formaggio. Poi le vediamo, e su questo, se Gabriele può, sicuramente ne sa più di me. L'evento inatteso, indesiderato, avviene quando si allineano. Allora, volevo farvi un esempio, ma non c'è tempo. Questa è la rappresentazione grafica. Ogni fetta di formaggio, ogni attività ha un rischio, va bene? Le fette di formaggio ci proteggono. Una fetta di formaggio potrebbe essere l'esperienza, un'altra è la tecnica, un'altra è l'attrezzatura. Ecco, li ho provati a sintetizzare. Nel momento in cui queste fette di formaggio hanno buchi più o meno grandi, aumenta il rischio che si allineino e quindi di andare incontro all'incidente. Quali sono le fette di formaggio? Queste: l'attrezzatura, la tecnica, l'esperienza, la capacità ad apprendere, sono tutte cose di cui abbiamo parlato questa sera, e l'autoconsapevolezza. E poi, secondo me, c'è il gruppo. Il gruppo, secondo me, è fondamentale. Il gruppo è un luogo in cui scambiarsi informazioni, scambiarsi pareri, aumentare la nostra competenza, la nostra cultura del volo. Il gruppo è il luogo in cui chiedere dei consigli sulla struttura, non so, morfologica della zona in cui siamo. È vero anche che il gruppo può essere al suo opposto uno dei buchi del formaggio. Cioè il gruppo può stimolare il bisogno di dimostrare, oppure i buchi del formaggio possono essere tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima, le emozioni portate a livelli eccessivi, le dimenticanze volute, tipo il sapere che ho la vela da revisionare ma vabbè, chi se ne frega, è una dimenticanza voluta, l'errore vero e proprio. Allora, e con questo concludo, e questo forse potrebbe essere proprio uno spunto perché chi è più esperto, Gabriele, ma anche quelli che sono più esperti, si possa un pochino approfondire quali sono le cose che proteggono e un allievo e un pilota alle prime armi, ma forse tutta la categoria, quali sono le fette di formaggio che ci proteggono e anche quali sono i buchi che ci mettono a rischio, i buchi del formaggio che ci mettono a rischio.
Vi lascio con una frase che è presa da un altro ambito che ho riadattato. L'errore in una disciplina è un intervento della persona che produce un risultato diverso da quello anticipato, laddove non si riesca a utilizzare tale risultato come risorsa da reinserire nella disciplina stessa. Che cosa significa? Che se io faccio un errore, lo sbaglio più grande non è aver fatto un errore, ma è non farmi esperienza, perché la volta dopo, se non ho capito che cosa è successo, lo rifarrò uguale. Ok, io credo di aver trattato tutto, per cui lascio la parola a Gabriele e poi ci salutiamo. Volevo aggiungere una piccola nota a quello che avevi detto prima circa la visualizzazione. Mi ricordo che qualche anno fa Peter Gebhard, che insomma era un pilota della nazionale, una promessa riuscita ai tempi dell'esploit di Aaron, quando Aaron vinse in Colombia, mi ha raccontato una cosa molto bella, secondo me, che mentre erano in aereo, lui ed Aaron, a un certo punto Aaron si è voltato, lo ha guardato e gli ha detto: questa Coppa del Mondo la vincerò io. E così è stato. Ma la cosa più bella è stata che Peter mi ha detto che gliel'ha visto proprio negli occhi, ed erano in aereo, e Peter diceva a quei tempi Aaron non era ancora l'Aaron che conosciamo oggi, eppure lui aveva visto la vittoria e l'aveva vista proprio nei suoi occhi. E Peter mi ha ripetuto questa cosa, che secondo me è molto bella da raccontare. Per quanto riguarda tutti i buchi del formaggio, anche qui avevo scritto 700 milioni di cose, e poi in gran parte le hai dette tu. Quello che posso dare come consiglio ai piloti meno esperti è quello di fare tanto esercizio sul rollio e sui cabre picchia, perché credo che sia di fatto fondamentale proprio per riuscire a capire che siamo un pendolo e come ci si muove all'interno di quel pendolo e come si arriva ad arrivare a quella che avevo definito prima proprio percezione, che poi non sono stato a chiarire, mi ho fatto tutta quella gran confusione, ma insomma dopo magari appunteremo le cose che avevo scritto, e insomma chi lo vorrà mi può scrivere, eventualmente poi gli mando qualcosa di più specifico, scritto meglio e descritto meglio. Dimmi. Perdonami, io avrei una domanda da parte di Titti Confetti, che mi sa è proprio fatta per te. Te la leggo. Se mi trovo in una situazione in cui sono consapevole di essere in grado di superare, ma poi nel momento in cui mi ci trovo non riesco, come faccio a superarla? Lo diceva un attimo fa Marco, tendenzialmente noi ci poniamo un obiettivo, non raggiungiamo l'obiettivo e questo ci frena. Ma non è perché una volta non abbiamo raggiunto l'obiettivo che non dobbiamo continuare. Ovvio, in quella volta abbiamo perso un'occasione per riuscire a esprimere il nostro potenziale, se abbiamo il potenziale per arrivare lì, perché è sempre un discorso, come dicevi tu, di equilibrio tra quello che è il potenziale di fatto tecnico e il potenziale mentale, che sono due cose molto diverse. Io qualche anno fa, in occasione dei campionati italiani, ho scritto un libretto divertito su una delle tante mie etichette. Io sono un mago nel prendermi e darmi le etichette, e praticamente avevo scritto un libro su come non vincere in gara, un manuale per bucare felici, e questa è stata la mia etichetta per tanto tempo. Io ho proprio costruito, diciamo, i miei primi anni sul buco, cercando di esplorarlo in una qualche maniera. E ho di fatto fatto questa diversificazione divertita fra quello che è il bucaiolo, che non ha capacità tecniche, e il sommo bucaiolo, che è quello che sa che sta per fare il buco, ma pretende che l'universo costruisca quella termica che lui si aspetta. Ovviamente non la trova mai e buca, e buca contento, però, perché ha provato a sfidare qualcosa che lui non sa. E secondo me questo concetto di sfida è importante quando approcciamo il nostro sport.
Ovvio che deve essere una sfida consapevole, questa è la cosa più importante, perché se noi non abbiamo il grado di consapevolezza che viene dall'esercizio, rientriamo in quella zona di pericolo e ovviamente tutto questo poi può avere insomma pessimi risultati. Per quello che riguarda invece quello che dicevi tu del gruppo, sì, il gruppo ovviamente è di stimolo. Se lo vedo qui, per esempio, se abbiamo Andrea Carloni, ha appena cominciato a fare le gare e già ha cominciato ad avere i suoi primi successi personali, ne va molto fiero e molto felice, siamo tutti molto felici per lui, e lo fa con un approccio molto umile. E tutte le volte che viene si pone un piccolo obiettivo, che era quello che dicevi all'inizio anche tu, e per esempio a differenza mia, che io ho sempre avuto l'obiettivo lontanissimo e irraggiungibile, anche se delle piccole soddisfazioni me ne sono tolte, quando avevo cominciato a volare, a fare le gare, volevo andare a fare la super finale, ci sono riuscito e questo per me è stato un piccolo traguardo. Poi nella realtà mi sono reso conto che è stato un atteggiamento sbagliato il mio per arrivare veramente a un risultato, ma faceva parte del mio personaggio, della mia etichetta con cui ho sempre giocato. Il gruppo, come dicevi tu, ha un aspetto positivo e un aspetto negativo. Devo dire che vivendo in tanti decolli, in tante situazioni diverse, mi sono trovato proprio a confrontarmi, vuoi per il mio caratteraccio, vuoi per altro, con i gruppi positivi e i gruppi negativi. Tendenzialmente il gruppo negativo è il gruppo che instilla la paura che non è riuscito a vincere. E quando trova qualcuno che ha un minimo di su cui ha un minimo di appiglio, se lo accaparra, cioè proprio si stringono intorno a queste persone per trasmettere la loro paura di volare. Ed ecco che poi nei decolli si creano quelle dinamiche, no, dove si scinde fra pilotoni e non pilotoni, e ci sono tutte queste dinamiche molto sbagliate che tendenzialmente ad alcuni portano proprio fuori dalla loro progressione, perché li limitano molto. Dall'altra parte è ovvio che per stare con quelli che vengono definiti i pilotoni c'è una crescita molto lunga e bisogna anche saper affrontare il fallimento, nel senso che quello che viene chiamato fallimento, che io non credo che sia fallimento, ma il fatto che effettivamente le prime volte quando esci vai in una gara ti rendi conto che tutto quello che credevi di essere non sei, perché gli altri vanno tanto di più e molto di più in maniera incredibile, e questo limita molto la conoscenza delle persone. Questo è un grande peccato. Forse c'è un atteggiamento in Italia che potrebbe essere rivisto. Credo che manchi tantissimo la comunione fra quello che è la FIVL, la Lega Piloti, l'Aeroclub in generale. Tutto questo sta creando delle divisioni enormi, e queste piccole divisioni macroscopiche in realtà poi si riflettono anche sul, diciamo così, sul soggetto che comincia e che ovviamente non sa da che parte stare, cosa è giusto, cosa è sbagliato, chi è giusto scegliere, chi è giusto seguire, cos'è. E qui secondo me manca veramente un piano globale, diciamo, per riuscire a portare avanti. Vedo scuole dove si lavora molto bene e vedo tanti allievi che escono dalle scuole con una certa consapevolezza e appena arrivano nei decolli questa consapevolezza crolla, perché di fatto ci sono queste dinamiche un po' sbagliate che insomma io vedo parecchio in giro, per cui insomma. Poi forse mi sono dimenticato un'altra domanda? No, Gabriele, direi di no. Ok. Bene, se non ci sono altre domande, nessun'altra domanda, quindi io innanzitutto ringrazio Marco e Gabriele, siete stati veramente fantastici, molto chiari e molto interessanti. Dai. Grazie a voi. Poi ringrazio anche Andrea Carloni e Marcello Mamino, col quale ciao a tutti. Abbiamo risolto il problema della prima mezz'ora. Mi scuso con tutti voi per la mezz'ora di ritardo, purtroppo è andata giù la banda, ci siamo dovuti trasferire di appartamento e con quello poi siamo riusciti a risolvere. Via, spero che vi sia piaciuto. Il video comunque sarà disponibile su YouTube per future visioni e gli indirizzi sia di Gabriele che di Marco sono disponibili nella locandina, quindi se poi li volete anche contattare privatamente per domande o per approfondimenti, fate pure. Detto questo, vi ringrazio ancora e vi saluto.
Grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao. Bene.